La nostra professione è una professione viva. Il compito dei giornalisti è trovare le notizie, e raccontarle e confrontarsi sul loro contenuto con gli utenti. Ciò che più conta per un giornalista è confrontarsi con i propri lettori, i propri utenti e in ultima istanza i propri consumatori. Bisogna saper ascoltare. Dobbiamo tutti capire come è cambiato il suo lavoro quotidiano nel passaggio da corrispondente estero a direttore del. Tutti devono avere la maniera di interagire, ma poi ci deve essere una scala di responsabilità. Il lavoro fondamentale, la vera differenza strategica è che il compito del direttore, di un direttore di un giornale è decidere. E oggi la pubblicità che tu ottieni per i siti internet ha un valore molto, 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 molto basso. Il motivo è che i padroni assoluti del mercato pubblicitario sono Google e Facebook, quindi tu hai un traffico in crescita su siti internet che non rendono economicamente. Nell'inaugurazione del master lei ha detto che gli indicatori con i quali misuriamo la felicità vanno riscritti. E adesso ha ribadito questo concetto, ha detto che anche il guadagno può essere povero. Quindi, quali sono le misure in campo, le misure di welfare che i governi devono mettere in campo per rispondere alle esigenze dei nuovi scontenti? Questa è la domanda che spiega perché i fenomeni del populismo sono così aggressivi. Perché c'è un'insoddisfazione per le diseguaglianze nei nostri paesi, da parte soprattutto del ceto medio, a cui i governi non sanno rispondere. Perché i governi sono in ritardo nell'interpretazione e la lettura della povertà. Perché la definizione di povertà che noi abbiamo è una definizione ottocentesca. Fondamentalmente è una richiesta di sicurezza economica e che credo che sia la genesi di un nuovo diritto. I diritti che il ceto medio chiede che vengano rispettati sono diritti di uguaglianza economica, sono diritti economici. Noi siamo stati abituati nel Novecento alle grandi battaglie sui diritti civili. Questi sono diritti economici. Alla base di questo ritardo dei governi nella risposta a questo e nell'analisi, nella comprensione a questo tipo di povertà, a mio avviso c'è il ritardo dell'econometria. Grazie. Grazie a voi.